Ciao a tutti amici, Tano TV per voi. Allora, eccoci ancora qui. Ci sono tante storie da raccontare, in particolare quelle di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Ci sono delle novità che adesso vedremo insieme. Tardi che mai, sono le 4, ma come avete visto abbiamo passato il giorno a fare questo bellissimo reel che abbiamo condiviso insieme. Comunque, a parte questo, adesso portiamo Chino a fare una passeggiata, ma io faccio questa storia anche per ricordarvi l'appuntamento di stasera a Sport Italia alle ore 23, quindi solito appuntamento della domenica, e domani alle ore 13 sarò in collegamento dall'hotel Sheraton per l'ultimo giorno di mercato, quindi saranno 2 giorni per chi volesse abbastanza intensi appunto di calciomercato, ne parliamo stasera comunque. E adesso noi usciamo, quindi volevo salutarvi. E prima della diretta, qui si gioca, Assenza della Serie A. Allora, io sono soletta a casa, mi concedo un momento di relax insieme ai bendaggi di FGM04. Ormai sono diventati un appuntamento fisso, diciamo, perché li faccio almeno 2 volte a settimana, soprattutto quando a fine giornata ho quella spiacevole sensazione di gambe gonfie e affaticate. Ce ne sono veramente di tantissimi tipi, io infatti li alterno, vi consiglio sempre infatti di prendere un kit che vi permetta di essere costanti e di alternarli come faccio io, che hanno diverse funzioni, perché grazie ai principi attivi che contengono, vanno ad agire su cellulite, su ritenzione idrica, su cuscinetti adiposi e sulla tonicità della nostra pelle. Quindi, per qualsiasi esigenza, vi faccio vedere quanto è semplice applicarli. Tengo in posa 30 minuti, ma la cosa bellissima è che sul sito trovate tantissimi sconti ed extra sconti. Ad esempio, anche con una spesa minima di 95 euro avrete in regalo un leggings che riattiva la microcircolazione, raggiungendo una certa soglia il 30% di sconto. Ma per la prima volta vi lascio un codice sconto anch'io. Con il codice gennaio avrete il 15% di sconto. Approfittate perché l'offerta dura solo fino a domani. Raccontiamo cosa combini la mattina tu, perché io e Rosy lo portiamo fuori, ma se la mattina quando lui ci sveglia tardiamo un secondo nel metterci la tuta o altro, lui sgancia la pipì in casa, quindi praticamente ci dobbiamo vestire nel letto e portarlo fuori in braccio, perché sennò sgancia la pipì. Beh, dillo un po'. Ragazzi, siamo qui all'Hotel Sheraton, mi raccomando seguite la diretta di Sport Italia per tutte le ultime sul calciomercato, sia TV che social. Io vi aspetto. Buongiorno, buon inizio di settimana, buon lunedì. Oggi sole a Milano e questo mette buon umore. E a proposito di buon umore, sono state giornate in cui sono stato un po' giù. Ho fatto anche un post in cui mi spiegavo il mio stato d'animo e questo lo faccio perché con la totale onestà che voglio avere verso le persone che mi seguono e che mi dimostrano tantissimo affetto, vorrei farvi sentire meno soli. So che in molti, forse la maggior parte di voi, avete dei momenti di down, momenti in cui veramente vi sentite di aver fallito. Una cosa che mi sento di dirvi perché la sto facendo con me stessa è che bisogna affrontare questo fallimento come una parentesi della nostra vita e come una parentesi formativa che ci aiuta a crescere, a diventare più forti. La cosa fondamentale è pensare che tutti, veramente tutti, sbagliano e commettono errori. Tutti prima o poi hanno fallito o falliranno, ma la cosa fondamentale è non considerare un fallimento
definitivo nella nostra vita, al punto da considerarsi dei falliti. È facile arrendersi di fronte a dei momenti bui della nostra vita, è più difficile invece imparare da questi, crescere, come ho detto, farne tesoro per impegnarsi sempre di più e migliorarsi. Quindi questo è quello che mi sento di condividere insieme a voi e niente, allora vi auguro una buona giornata e spero di essere stata d'aiuto per qualcuno. Però prima di tutto vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e attivare la campanella, mettere un like così vedo che ci siete e che mi sostenete e lasciate il vostro commento sotto il video. Noi ci vediamo molto presto da Tano TV.